Ciao a tutti, da un po' che non ci si sente, vero? La trippa è sempre più larga, gli strati sempre più numerosi, però le cose vanno un po' come sempre, niente di che. Oggi sono qui per parlarvi del nuovo, bellissimo Pokémon Go. Le azioni della Nintendo sono arrivate alle stelle, si parla più oggi di Pokémon rispetto alla data quando è uscito Pokémon. È una cosa incredibile, è la nuova moda del momento, e come tutti ben sanno, io sono una persona che cerca sempre di essere al passo con la moda. Io in realtà non ho mai giocato a Pokémon, in realtà non sapevo neanche cosa fossero prima di poco fa, però insomma, siccome una moda, io a Pokémon Go ci devo giocare, devo far capire a tutti che insomma non sono di certo io l'unico a non avere un dispositivo dove gioco a Pokémon Go. Insomma, bisogna farsi rispettare. Allora, questa prima versione di Pokémon Go funziona sugli smartphone e utilizza sia il GPS che il contapassi del proprio dispositivo. Quindi tu devi camminare in giro. È un gioco fatto in questo modo. Al momento hanno inserito la prima serie di Pokémon, quindi già sono assai. Mi dovrò dare subito da fare, perché intendo iniziare a giocarci quanto prima. Che dire riguardo il gameplay? Il gameplay è una cosa che veramente mi attrae particolarmente, perché è un gioco che implica il collezionismo di tante cose. E siccome il collezionismo di tante cose a me piace, difatti possiedo tutti i cappelli di Team Fortress 2 e tutti le skin su League of Legends, anche Zeb89 lo sa bene, per cui Pokémon Go mi è piaciuto fin da subito. Appena ho visto che era in circolazione mi sono detto: Orazio, devi comprarti il nuovo smartphone dallo zio Peppe. Insomma, niente, quando cammini il GPS ti traccia del telefono, ti conta i passi che fai e ti appaiono i Pokémon intorno. Quando attivi la videocamera del tuo dispositivo appare il Pokémon e poi lanci la sfera, così col dito fai za e lo catturi, e poi ti senti fiero, perché più Pokémon hai più sei fiero, no? Ovviamente, come dice Zeb, insomma, una cosa carina da fare. Si può anche non usare la videocamera del dispositivo, perché i Pokémon poi ti appaiono accanto all'omino, è la stessa cosa, quindi in pratica la videocamera attivarla non serve a nulla, a meno che non vuoi consumare più batteria. That just makes no fucking sense. Però vabbè, è bellino lo stesso, è bellino. Non puoi dire che è brutto, perché insomma, un Pokémon che ti appare sul letto o accanto a te mentre caghi al cesso, sono sensazioni, diciamo, da provare. Non so, se al giardino vedi un cane che caga, dove c'è l'asterisco del buco del culo, ti appare uno Zubat, sono cose emozionanti. Per cui secondo me comunque sia vale la pena attivarla la videocamera, così ti giri intorno e appare, insomma, poi lo catturi. Però ragazzi, adesso arrivano i lati negativi, perché purtroppo Pokémon Go non è tutto rose e fiori. Purtroppo mi tocca ammettere che sì, mi piace, però ci sono degli elementi che non mi vanno tanta gente. Allora, come prima cosa, ho chiamato lo zio Peppe e oltre allo smartphone mi sono fatto comprare 8 batterie di scorta, perché purtroppo è un'app che consuma assai e quindi dopo un paio di ore tende a scaricarsi il tutto e ti trovi col culo per terra, diciamo. Io infatti, per questo motivo e altri motivi, sono sempre stato dell'idea che questo sarebbe stato un gioco migliore se non ci fosse la necessità di camminare in giro, perché intanto io modestamente peso 360 kg e ho qualche difficoltà a spostarmi, e sono però costretto a farlo per far schiudere le uova. Devi camminare a volte un totale di 10 km, da un minimo di 2 a un massimo di 10. Certo, i miei amici con la trippa mi hanno consigliato di andare in bici, ma non ce la faccio, sinceramente, non sto qui a prendervi in giro, la trippa non me lo consente, la schiena a dromedario figuriamoci. Quindi ho visto che alcune persone furbe, come me, pare, e dico pare perché poi non so se funziona effettivamente, speriamo di sì, hanno inventato dei modi per raggirare il fatto di dover uscire di casa e camminare. Per esempio, per far schiudere le famigerate uova di Pokémon,
pare che sia sufficiente attaccare con un po' di scotch lo smartphone alle pale del ventilatore. Ecco, basta che lo appiccichini con lo scotch e quello gira e ti conta i passi. Ho visto anche che è possibile posizionare lo smartphone su un giradischi, in un modo o nell'altro, visto con la bicicletta, poi chi faceva in un modo o nell'altro. Se dovesse funzionare, mi sarebbe di grandissimo aiuto. Poi ci sono altre persone che io ringrazio, degli Acer. Questi Acer hanno fatto un crack a questo Pokémon Go, praticamente tramite una cosa che si chiama root, che io non ne so un cazzo, però non so come fanno, ma fregano il GPS e praticamente vanno dove vogliono e gli pare che i conti i passi in modo fittizio. In questo modo i Pokémon si possono trovare comodamente seduti in poltrona, è una cosa che io ammiro molto. Apprezzo molto lo sforzo di queste persone che vogliono far valere i propri diritti di non alzare il culo. Ripeto, il fatto di uscire di casa, questa cosa che il gioco impone alle persone che decidono di giocarci, è sbagliata. Io amo giochi come Clash of Clans, che puoi giocare dove vuoi, in casa, sul letto, dove ti pare, è comodo, perché non devi fare cose brutte come vedere la luce del sole o camminare. Faccio perfino fatica a pronunciare la parola camminare, smaltire grassi che mi sono impegnato tanto ad accumulare. Ecco, non mi sembra una cosa giusta. I videogiochi secondo me sono nati appunto per questo, per non uscire di casa. Che dire, ragazzi, Pokémon Go, cosa ne penso in conclusione? È un gran bel gioco perché puoi collezionare roba. Peccato che mi devo muovere più del solito, ecco. Se non fosse per questa pecca, gli darei un 10 su 10. Sempre, a mio avviso, dovrebbe dare una possibilità a questi giochi, perché sono bellini. Catturare un Charizard o un Blastoise sono sensazioni da provare. Io lo ripeto, lui non capisce un cazzo, il gioco è bellino, ve lo garantisco. Sicuramente ci starete già giocando. Adesso torno a mangiare, che ho fame, ragazzi. E noi ci becchiamo alla prossima!